Buonasera ragazzi, vediamo insieme la differenza tra due alberi motori. In questo caso è un GPX 155. La differenza è fra un albero MBF e l'albero standard. In questo caso cominciamo col primo. Anzi no, cominciamo col secondo, che è quello di primo equipaggiamento, l'albero standard. Abbiamo una sbilanciatura. Verifichiamo la sbilanciatura, quale diciamo è un po' scompensata. Ora vediamo l'albero MB Factory. Bilanciato dai contrappesi. Come possiamo vedere, è molto più scorrevole nel ritorno, ha un peso che comunque, adesso troviamo il punto di massima. Questa sbilanciatura serve per compensare il peso del pistone, dell'assieme pistone spinotto e tutto il resto. Adesso cominciamo a vedere. Un albero standard. Come potete vedere la biella non torna perfettamente dritta ed è un angolo di sbilanciamento molto ristretto. Questo si peggiora quando andiamo a montare pistoni magari di diametro leggermente più grande, come in questo caso un D62 che pesa leggermente di più rispetto a un D60 a parità di marca. Mentre la differenza è che comunque l'MB Factory da 62 pesa comunque molto meno del pistone originale da 60. In questo caso cominciamo con la configurazione originale. Come possiamo vedere, il peso del pistone grava sulla, diciamo, la bilanciatura dell'albero. Se noi lo mettiamo in maniera in asse con l'asse di rotazione, in linea con l'asse di rotazione dell'albero, vediamo che torna sempre il peso del pistone contrasta il contrappeso dell'albero. Mentre in questo caso noi andiamo con un pistone da 62, come si fa il più delle volte, pistone da 62, termica da 62 con albero originale, si funziona, va bene, ma non è proprio, diciamo, perfettamente l'eccellenza, ecco. Abbiamo questo problema di scompenso delle bilanciature, mentre in questo caso vediamo il motore, l'albero motore e le bifecole. Il fatto è che come di fattura un po' lascia un po' il tempo che trova, ecco, oltre la biella che è diversa. Proviamo l'MB Factory. Il contrappeso regge benissimo perché il peso principale è qua. Torna su molto più veloce e la biella è in linea con l'asse di rotazione. Adesso noi possiamo fare, che ne so, in questo caso montiamo il pistone originale da 60 possiamo vedere che rimane bilanciato. Diciamo che rimane più bilanciato rispetto all'originale. Ora facciamo l'abbinamento pistone MB Factory da 62 con albero motore MB Factory. Abbiamo
grosso modo un avvicinamento per quanto riguarda le masse in gioco. Quindi in questo caso l'albero rimane più bilanciato. Poi, oltre al fatto che monta la biella lucida, lucidata, con materiale diciamo più tenace, più propenso a maggiori azioni di cilindrate importanti, così come tutto il complesso dell'albero. Cosa buona, gli viene già fornito con il pignoncino della distribuzione, già piantato, cuscinetti nuovi, made in Japan. Quindi non cinesate, ma roba giapponese. E questo è l'albero interessato. Buon compromesso. Cioè, più che un compromesso cioè, questa è una preparazione definitiva per avere un motore all'altezza delle nostre aspettative. Ecco qua.